Buongiorno, io sono Pasquale Pellegrino e oggi abbiamo il piacere di intervistare Eugenio Sgroi che lavora per il COI da 3 anni ed ha avuto modo di partecipare ad una missione in Libano per un progetto che il COI porta avanti da tanti anni. Eugenio, prima di passare al progetto ti chiederei di presentarti e di raccontarci cosa fai qua al COI. Va bene, allora grazie, io sono Eugenio Sgroi, sono il project manager da 3 anni delle attività dei progetti del COI, Cooperazione Odontoiatrica Internazionale. Ci occupiamo soprattutto della promozione della salute orale, della prevenzione e facciamo anche delle cure. Operiamo sia in Italia, soprattutto a Torino, che all'estero. Abbiamo dei progetti in Medio Oriente, abbiamo progetti in Africa, nei Balcani. E ultimamente stiamo lavorando molto molto anche qui a Torino. Okay. Il 20 di giugno ricorre la giornata mondiale del rifugiato. Una delle vostre principali missioni e progetti storici è quello che portate avanti dal 2003 in Libano. Il Libano è un contesto molto difficile perché c'è uno dei campi di rifugiati più grandi al mondo. Ed è un unicum al mondo perché lo status dei rifugiati, dei profughi in quei campi viene definito come ereditario, ovvero si sono susseguite diciamo, più generazioni nate all'interno di quel campo. E mi chiedevo cosa significa operare in uno scenario di questo tipo per un'organizzazione non governativa che si occupa di igiene e salute orale? Questa situazione che tu hai descritto molto bene, perché è una situazione che io definisco un po' un limbo, nel senso che i palestinesi in Libano non sono rifugiati, perché come dicevi tu è una situazione che dovrebbe essere temporanea, una situazione temporanea quella di rifugiato, invece ci sono famiglie e generazioni che sono nate come rifugiati e probabilmente termineranno come rifugiati, ma non sono neanche libanesi. Quindi non sono palestinesi perché in Palestina non ci sono mai stati, ma non sono neanche libanesi. E questa situazione anche per noi crea molte difficoltà, perché ovviamente, ad esempio, io parlo dal mio punto di vista amministratore dei progetti, rendicontare un progetto con dei giustificativi, quindi con delle fatture di un campo, non è possibile, perché non c'è una fattura da parte che arriva da questi campi, non possono mettere nessun tipo di fattura se non una ricevuta scritta a mano. Questo è uno svantaggio minimo che riguarda me in prima persona. Per il progetto invece raggiungere i campi fisicamente è sempre un po' un problema. Io ho avuto la fortuna di partecipare all'ultima missione che abbiamo fatto nel 2020, a gennaio 2020, insieme alla vicepresidente di COI, la dottoressa Patrizia Di Caccamo, ed è stata un'esperienza per me molto, dal punto di vista personale, molto formativa e molto importante, ma anche dal punto di vista professionale. Io non li chiamo campi, perché quando si parla di campi ci si aspettano delle tende, ci si aspettano una situazione provvisoria. Ormai sono dei quartieri di Beirut, mi riferisco al campo di Shatila, che purtroppo devo chiamare campo, ma mi riferisco al quartiere di Shatila, perché è costruito completamente in muratura, quindi non dà l'idea di essere un campo. Lo dà se si pensano alle infrastrutture statali che mancano completamente, gli allacci alla corrente, all'acqua fognaria, al sistema fognario. Da questo punto di vista invece sono proprio campi. Ultimamente ospitano non solo profughi palestinesi, ma ospitano profughi da qualsiasi parte del mondo. Sappiamo che una delle rotte migratorie passa anche dal Medio Oriente ed è veramente un purpurri di persone che si incontrano in una situazione drammatica. Questo fa sì che la situazione peggiori, il punto di partenza era già decisamente basso e noi qui per intervenire nel miglior modo possibile non possiamo far altro che affidarci ad Assumud, che è una ONG palestinese e libanese, una delle pochissime ONG palestinese in altro territorio. Loro fanno un lavoro splendido a 360 gradi, si prendono cura dei bambini, poi dei ragazzi, poi degli adulti, perché è una situazione che si porta avanti da diversi anni a 360 gradi. Quello che noi facciamo è dare un supporto economico a loro, quindi alle loro attività odontoiatriche, in modo che loro si possano comprare materiale, strumenti di cui hanno bisogno. E poi facciamo formazione, in presenza o a distanza. Facciamo formazione con odontoiatri libanesi,
palestinesi, libanesi e infermieri palestinesi, libanesi. Perché? Perché, come dicevi tu, loro non possono accedere ai normali servizi che il Libano offre loro. Tra l'altro il Libano ha un'ottima scuola di odontoiatria, però loro non possono accedere o possono farlo solo parzialmente. Noi cerchiamo di colmare queste lacune. Quindi facciamo questi corsi di formazione quando si può in presenza, se no online, e soprattutto monitoriamo i loro miglioramenti, che devono essere costanti, perché quando si lavora in situazioni difficili, se c'è una risposta al mio bisogno solo teorica, quindi c'è soltanto una formazione teorica, non è molto utile se poi non la posso mettere in pratica perché mi mancano i mezzi economici e materiali. Noi cerchiamo di colmare anche questa lacuna con un supporto economico e con un supporto di materiali. E devo dire che negli anni, io ho la fortuna di seguire questo progetto da 3 anni, ma storicamente la dottoressa Di Caccamo lo segue dal 2003, da quando è nato, mi raccontava che i progressi sono stati tantissimi e lei li ha constatati nell'ultima missione. E ci concentriamo soprattutto a prevenire le infezioni crociate, che sono quelle infezioni che si trasmettono da un paziente in un altro, diciamo utilizzando gli strumenti o l'odontoiatra stesso come mezzo di trasporto. Uno dei delle maggiori problematiche che si riscontrano negli interventi nei progetti di cooperazione internazionale è il problema della sostenibilità, ovvero della sostenibilità nel tempo del progetto nei confronti soprattutto dei beneficiari, diciamo, del progetto. Voi con il progetto che portate avanti dal 2003 rappresentate un pochino, diciamo, non dico un unicum, però un'eccezione a questo problema. E mi chiedevo, rispetto appunto al problema della sostenibilità, che impatto ha in termini sociali ed economici nei confronti della popolazione che abita nei campi, o meglio, nei quartieri del Libano? Allora, guarda, come dici tu, come hai detto tu giustamente, è molto difficile che un progetto di cooperazione odontoiatrica sia sostenibile, perché l'ottica è quella di cercare dei volontari, professionisti in Italia, che vadano magari 1 o 2 mesi in paesi a basso reddito, facciano il loro lavoro gratuitamente e poi tornino. Questo assolutamente non è sostenibile, perché se un beneficiario ha male il giorno dopo che è partito il dentista, deve aspettare la missione successiva. Questo noi cerchiamo di evitarlo in tutti i modi. Cerchiamo anche di far capire che quest'ottica è sbagliata qui in Italia. Cerchiamo di spiegarlo attraverso un master che è attivo dal 2006, è giunto alla 12ª edizione, che è dedicato proprio ad odontoiatri, igienisti e tutti gli operatori sanitari che hanno deciso di avvicinarsi al mondo del volontariato e della cooperazione. Spesso abbiamo notato che le missioni che vengono svolte da chi non è del mestiere vengono svolte in paesi mediamente turisticamente molto belli, perché di solito c'è un po' il discorso: la mattina faccio il dentista e il pomeriggio vado in spiaggia. Noi cerchiamo di evitare questo, cerchiamo di evitare proprio questo tipo di approccio alla cooperazione. In Libano noi siamo attivi dal 2003 proprio per questo, perché come dicevo prima la formazione è continua, perché c'è sempre da imparare. Noi stessi, o meglio, gli odontoiatri italiani e le igieniste italiane dal 2003 ad oggi hanno dovuto imparare un'infinità di cose. Ogni anno devono seguire dei corsi di aggiornamento per continuare ad essere iscritti all'ordine dei medici e continuare la loro professione qui in Italia. Perché? Perché è una professione in continua evoluzione, come tutte le professioni sanitarie, medico-sanitarie. All'estero, in certi contesti, questa formazione deve essere più costante, ancora più costante, deve essere più approfondita, proprio perché, come dicevo prima, il punto di partenza è leggermente più basso perché ci sono le difficoltà maggiori. Per il beneficiario è importante, ovviamente è importante affidare la propria salute, perché di quello si parla, affidare la propria salute a personale che sia esperto, che sia formato, in condizioni lavorative ottime. È inutile formare un odontoiatra, un igienista, ma un operatore sanitario se poi non ci si occupa della struttura in cui lavora. Per far questo dobbiamo analizzare nel dettaglio il contesto, perché è inutile inviare un riunito, una poltrona odontoiatrica super tecnologica in un contesto dove magari manca la corrente per 2 o 3 ore al giorno, come potrebbe essere il Libano. Sappiamo che negli ultimi anni, come conseguenza della grave crisi economica e finanziaria, il governo taglia la corrente per 3-4 ore tutti i giorni.
È inutile che io invio un riunito che va a corrente elettrica se non penso a questa cosa. Oppure lo posso inviare, ma deve essere accompagnato da generatori, o devo prevedere la spesa per l'acquisto di un generatore. Questo fa sì che il progetto sia sostenibile. Eugenio, un'ultima battuta. Sì. Tu hai detto che sei stato lì qualche anno fa, nel 2020 se non sbaglio, per una missione. Hai voglia di condividere con noi un ricordo, un'esperienza particolare che ti porti dietro? Sì. Dunque, io durante il mio percorso, prima del COI, ho fatto un'altra esperienza in Medio Oriente, in Palestina. E quando poi sono andato in Libano, in questi quartieri, una ragazza, ho visto un'immagine di Gerusalemme, e io in maniera un po' ingenua ho detto: ah, io ci sono stato. E mi ha detto: io no. E com'è la Palestina? E in quel momento non ho pensato al fatto che lei si sentisse palestinese, quindi non avesse perso le sue radici, ma queste radici le ho solo viste in foto. Ed è una cosa che mi ha colpito molto, e guarda, a parlarne mi emoziona ancora un po', perché mi sono trovato io a spiegare a lei che cos'era la sua terra. E non è stato facile. Non è stato facile perché come fai a spiegare ad una persona cos'è casa sua? Ed è una cosa che mi ha colpito parecchio, perché poi riflettendo, no, su tutta questa situazione un po' più in generale, è davvero una situazione stupida. È proprio stupido quello che a volte l'uomo fa al suo vicino, in nome, in questo caso, della religione, di un ideale. A distanza di 70 e più anni siamo ancora qui a parlare di queste cose, ed è stupido proprio. Dall'altro lato ho avuto, grazie a questa esperienza in Palestina, la possibilità di comparare i discorsi che mi facevano delle persone di Israele, israeliane, e delle persone invece palestinesi. E fondamentalmente i punti comuni sono tantissimi, perché sono le stesse persone, cioè ci sono tante differenze, ma i punti sono gli stessi. E quando io cercavo di spiegare questo in Palestina, in Libano, ai palestinesi, loro rimanevano stupiti, cioè come siamo simili? Sì, siete molto più simili di quello che potete pensare, ma la realtà è che siete molto divisi, in Palestina sono divisi anche fisicamente da questo muro, e ognuno si chiedeva chissà cosa succede dall'altra parte del muro. E quella è una cosa che a me ha stupito tantissimo, perché poi quando si è così lontani non ci si rende conto, no, della differenza che c'è. E non è dovuto a un aspetto naturale, a una calamità, è dovuto all'uomo. E vedere questa ragazza che per una serie di motivi ha avuto un visto, è potuto andare a studiare negli Stati Uniti, una cosa eccezionale, ma non ha mai visto la terra di cui è originaria, di cui ha sempre sentito parlare, mi ha veramente messo un senso di quasi di impotenza, di tristezza. Però poi, parlando con lei, a fine del discorso mi ha ringraziato, mi ha detto una cosa: sai, è proprio così che mi immagino la Palestina, come me l'hai descritta, nonostante io ci sia stato più di poco. E quello mi ha dato comunque la forza di, cioè mi ha dato un po' come se qualcuno mi avesse tirato su di morale, no? Mi ha detto: sì, io me la immagino così, e quindi so che anche se loro sono lontani dalla propria terra, se la immaginano esattamente com'è. E questo mi ha dato anche un po' più di speranza, perché io questa situazione l'ho sempre vista come una situazione ormai risolta, in un senso. Temporaneamente non è ancora risolta, ma ormai la direzione è quella. E invece questo mi ha dato un po' più il senso di speranza proprio. E questa cosa mi è piaciuta. Questo colloquio che è durato forse meno di questa risposta, perché ormai ci sono stato, abbiamo mangiato questo, fatto quello. Mi ha dato proprio un senso, due emozioni diverse. Prima proprio disarmante, invece dopo mi ha incoraggiato di nuovo a credere poi in quello che faccio, perché se non fosse così non lavorerei nella cooperazione. Eugenio, grazie mille per l'intervista e buona giornata. A te, grazie. Ciao.